Un saluto a tutti a Snowkills e ben ritrovati in un nuovo video. Oggi è uscito The Legend of Zelda Skyward Sword HD e quindi andiamo a iniziarci questa avventura insieme e rivediamo questo video dopo una piccola interruzione estiva. Mi sto prendendo, diciamo, una piccola vacanza dai video, perché comunque con il caldo, il mare, la bambina, sto facendo anche un po' altro, sto anche lavorando un po', quindi questo è un racconto tramandato da voi umani da infinite generazioni. Ci dice una voce, un po', narra di una lotta terribile, di violenza inaudita e senza precedenti. Così pare. Da uno squarcio creatosi all'improvviso sulla terra apparvero degli esseri oscuri. Vediamo un po'. Che cancellarono il sorriso dal volto degli abitanti della terra. Vediamo queste incisioni rupestri sulle fiamme. Presero a distruggere le foreste, a prosciugare le sorgenti e a uccidere gli uomini. Tutta bene. Ecco, questi sono gli omini che muoiono, che soccombono malamente nelle fiamme. Questo tizio assomiglia a me quando urlo. Ambivano a ciò che lei, la dea, custodiva, il potere universale. Ecco la dea, appunto. Potere universale di quello strumento, forse? Chissà, il potere universale. Il patrimonio lasciato dagli dei che tutto possono. L'estremo potere che la dea ereditò dalle entità ancestrali. Con l'intento di proteggere il potere universale dagli esseri oscuri. La dea, dopo aver radunato sulla terra tutti gli umani sopravvissuti, la elevò a fluttuare nel cielo. In un luogo in cui non potesse essere raggiunta dal male, nei più remoti spazi celesti, in un letto che non ho letto. Ma che potete leggere voi anche mandando indietro il video. Lo deconcentro a guardare l'immagine. Quindi la dea e i suoi seguaci rischiarono la loro stessa vita infrangendo gli esseri oscuri. E sulla terra tornò a regnare la pace. Quindi ci ha già, diciamo, spoilerato il finale o è l'inizio, chissà. Vediamo. Questo è il racconto, così come viene narrato da voi umani, da infinite generazioni. Ah, ok, quindi ci ha fatto il racconto. Ma a interessare questo racconto contribuirono molte altre leggende ormai dimenticate, una delle quali è pronta a essere narrata proprio ora. E sarai tu a esserne il protagonista. Questa musichetta. Dai. Io sto giocando con il controller, però dovrei staccare i Joy-Con. Dovrei staccare i Joy-Con perché si tirano spadate qui. Qui si tirano spadate, mi sa. Quindi, vediamo un po'. Creazione del file. Creato. Vabbè, iniziamo. Nuova avventura. Beh, Link, certo, Link. Link. Allora. Che volevo tirare le spadate. Vabbè. Vediamo di cambiare controller dopo. Oh, attenzione. Subito pesante l'aria. Subito pesante. Nintendo Presence. Nintendo Presence. The Legend of Zelda. Skyward Sword.
Vediamolo. Io, a parte una piccola anteprima, non mi sono visto nulla, perché non penso ci sia altro oltre quell'anteprima. Un'isola volante. Sembrano zone e zone fatti a uccelli questi. Ok. Un modo innovativo di prendere il taxi. Lanciarsi nel vuoto nella speranza che... Tanto c'è la principessa che ci canta questa canzone. Che cos'è? Una papera? Una papera viaggiatrice che porta lettere. Vediamo. Tanto dopo Breath of the Wild, che è stato secondo me veramente il gioco più bello a cui mi abbia mai giocato, le aspettative sono alte. Questo nuovo episodio di Zelda però sia all'altezza, cosa è veramente difficile. Link, è giunto il momento di aprire gli occhi. Molto presto sarete travolto da un destino sorprendente. È il momento di destarsi. Link. Link! Ma si sveglia come al solito nel suo letto. Sto incubo che ha visto questa cosa. Ah, il piccione viaggiatore, panico. Panico, ti svegli con quella specie di mostro a fianco. È caduto dal letto. Ok, riconosce la sua casa probabilmente con quest'essere inquietante che lo guarda la finestra e gli sputa in faccia la lettera. Becca di questo, io me ne vado, e chiude pure la finestra. Ok, una lettera. Volevo dormire oggi. Caro signor Pigrone, scommetto che quando riceverai questa lettera sarai ancora dormendo, indovinato? Buongiorno Link, oggi è il giorno del battesimo del volo, non te ne sarai dimenticato, vero? Zelda. No, non me ne ero dimenticato, è che mi sono scordato a mettere la sveglia. Ok, allora. Ci muoviamo, ci sediamo. Potremmo rimanere così, ma forse è meglio alzarsi, dato che davanti a questa sedia, a parte un libro, non vedo... Vedo un po' una leggerissima sproporzione di quel tavolo che gli arriva praticamente in bocca. Una pianta, nulla di che. Possiamo aprire l'armadio e ci troviamo dentro una rupia blu. Vale 5 rupie, mettila nel portarupie. Va bene. Non c'è altro. A quanto pare, ispezioniamo qui, possiamo prendere il martello di Ercina? Mi pare di no. E quindi ce ne andiamo di qua. Andiamo di qua, sposta visuale con la levetta R tenendo premuto L. Ok, perché sennò non fa alcun che, quindi se non tengo premuto L, forse questa cosa, perché poi con L bisognerà tirare i colpi e quindi non proprio comodissima, però ci si fa l'abitudine a questa cosa. Parliamo con questo tizio. Sparvio. Buongiorno Link, sei pronto per il battesimo del volo di oggi? Tutti gli altri sono nella piazza a esercitarsi, ma tu sembri piuttosto rilassato. Il tuo Sol Canubi è davvero un bel esemplare di Carminio. Quindi quell'uccello si chiama Carminio, un Sol Canubi. Allo scorso battesimo del volo ho vinto con il mio Sol Canubi. Onestamente, non credo che sarei stato in grado di battere il tuo. Ogni giorno faccio ricerche in merito alla potenza dei Solcanubi e alla capacità dei loro cavalieri. Quindi, quando hai qualche dubbio, non esitare a venirmi a chiedere aiuto. Va bene. Quindi tieni premuto L e guardati intorno. Questa è la nostra stanza, dove non ho premuto L per guantarmi intorno. Così facciamo i balletti. Ok.
Stanza del Gentirosso. Esaminiamo. È chiusa. Chiusa anche questa. Quindi, ma si può correre? Ok, c'è la stamina. E questo chi l'è? Maestro Osiotus. Ehi, Link, oggi è il giorno del battesimo al volo. Sì, ci avete già detto 10 persone. Ricordati le teorie che ti ho spiegato. Il maestro Osiotus è quello del maestro Cornelio. E fai del tuo meglio. A proposito, ti ricordi come si guarda intorno? Se vuoi dare un'occhiata intorno a te, premi. Ma davvero? Muoviti con L, sprint lo sappiamo, rotola durante uno sprint e fare la capriola avanti, ok. Non ti capita spesso di confondere me con il maestro Cornelio. Io sono il maestro Asiotus e ho i capelli bianchi. Il maestro Cornelio invece ha i capelli neri. Forse così te lo ricorderai meglio, ma ci prendono un po' per dei senza... Allora, con i tasti direzionali... Col tasto su c'è questa visuale in prima persona, giù e sinistra per il momento non c'è nulla, e con sinistra abbiamo questo menu. Ok, un po' leggermente macchinosa come cosa, però ci adatteremo. Guarda, guarda che... quindi durante lo sprint premo, ci cappottiamo. Vabbè, un casino perché... a premere la levetta mentre ruoto, va bene. Con lui ci abbiamo già parlato. Immagino che queste stanze siano tutte chiuse. Questo è solito, non sta vomitando? No, sta cercando di alzare questa roba. Buongiorno Link, oggi è il giorno del battesimo del volo, vero? Ma dai, avrei voluto partecipare anch'io, ma sono stato eliminato dalla selezione. Oggi resto a custodire la scuola. Devo anche portare questi botti alla mensa. Ah, esplosivo, in mano a questo qui proprio siamo messi bene. Avrei tanto voluto vedere la tua sagoma librarsi in cielo, Link, in volo. Pazienza, farò il tifo per te da qui. Ok. Quello esplosivo, ricordiamocelo. Gabinetto, andiamo. Si potrà entrare qui. Metti che uno deve fare qualcosa. Vediamo un po'. Questa... sono addirittura, ragazzi, le gemme, cioè qui proprio si trattano bene, di lusso, roba di lusso, niente al caso. Secondo me bisogna andare lì, però a questo punto direi di... Link, dove diamine vai? Se in piazza esce il piano terra, quella è la via più rapida. Inoltre l'ingresso del piano superiore è ancora chiuso a chiave, non si può passare da lì. Cosa sta combinando la vecchietta della mensa? Più tardi andrò a lamentarmi. Ok. Più tardi andrò a lamentarsi. Nel frattempo, dove lamentarsi, noi abbiamo capito che dobbiamo uscire da questa bellissima porta piena di piante, tutta ornamentata. Ci fa capire che qui devi andare, amico. Qui devi andare. E quindi andiamo. Oltre nuvola. Statua di angelo qui, e siamo nel cortile. Guarda, vediamo che cos'è questo totem. Salva ed esci. Annulla per il momento, annulliamo per il momento, annulliamo. Dobbiamo andare sicuramente di qua, però perché non farcelo un salvataggino. Scegli un file, la nuova avventura, se non abbiamo neanche un salvataggio. Salva. Salvataggio in corso, siamo felici di questo. E possiamo andare di qua. Ehi, Link, di qua. Faccio salto. Buongiorno Link, oggi è il giorno del battesimo del volo. Ma questo è il maestro Cornelio, capelli scuri a non confondersi. Ti senti in forma? Vorrei dirti un paio di cose. Inquadrami, così possiamo fare due chiacchiere. Spontaneo. Mira l'obiettivo tenendo premuto ZL. Parla. Esattamente. Ricorda sempre di inquadrare qualcuno per rivolgergli la parola. E anche se non c'è nessun bersaglio da inquadrare, è molto meglio perché ti permette di centrare la visuale in avanti. Però da questa distanza è un po' difficile parlare. Perché non ti avvicini? Ok. Dovresti riuscire a salire su quelle casse di legno facendo uno sprint, non credi? Vedrai che non avrai problemi a superare un dislivello del genere. Prova ad arrivare fin qui.
Mentre ti muovi, tieni premuto B. Vabbè, ok. Andiamo di qua. Ho premuto B. Ah, fa tutto da solo. Ok. Quindi visuale di qua. ZL centra. E quindi salta da solo? Oh mamma, è proprio standard. Cioè. Buongiorno Link. Vuoi allenarti subito per il battesimo del volo? Sì, un appuntamento. Ah, devi vedere Zelda. Beh, allora capiti proprio a fagiolo. Gaepora, il padre di Zelda, sai, il direttore della scuola. Beh, è la sua Fifi è fuggita. Fifi è fuggita. Via Fifi, guarda. Ma che cagnolino. Guarda, non vuole scendere da lì, orso micio. Il direttore è troppo impegnato a preparare la cerimonia insieme a Zelda. Avevo pensato di attirarla con del cibo. Ma la cerimonia sta per cominciare e non vorrei sporcare il mio vestito migliore. Preoccupazione. Perché non vai tu oggi a prendere Fifi? Va bene. Andiamo. Davvero? Anche se vai di fretta, ti ringrazio. Che ti dovevo di no. Da quella parte dovresti riuscire a salire. Se ti aggrappi al cornicione e arrivi fin lì, dovresti riuscire a raggiungere il tetto. Mi raccomando. Vediamo un po'. Non salta in automatico. Vediamo. Ma forse ci vuole lo sprint. Vuole? Dai, sali. Sali, sprinta. Sprinta. Forse è così? Ok. Link, ma cosa ti è successo? Che non mi fate saltare? Dai, Link. Mettici un po' di impegno, ti prego. Dobbiamo arrivare lì, eh? Non è difficile. Ma non è che mi devo arrampicare su questo cornicione e fare tutto il giro di lato, eh? Ho malinterpretato le sue istruzioni. Vediamo subito. Andiamo subito, salta di qua, salta di qua, vai, aggrappati. Ok. Dai, Link, stai facendo vecchio, forza, forza. Dai, qua puoi scendere, dai, te la do buona, scendi. Riposo, soldato, riposo. Andiamo qua, saltiamo. Qua ci arrampichiamo sulle erbacce. Ok. Adesso ci facciamo una sponda. Qua facciamo hop e hop. Ma quando mai? Dobbiamo dare una spintarella a questo coso. No. Sposta. Ok. Questo ha. Vai, salta, salta. Dai, e salta, sali su, forza Link. Ok. Ora glielo butto in testa. Che mostro è mai questo? Così lo lancio? ZR lancia. Cioè glielo posso letteralmente lanciare addosso. Vediamo, lanciamo un attimo. Yeah! Ma che essere immondo è mai questo? Comunque. Andiamo a portare al tizio. Beh, riportata sana e salva, grazie. Sono proprio gentile Link. Scommetto che è affamata. Adesso le darò un po' di cibo. Vuoi dire al direttore che sta bene? Lo trovi in piazza di fronte al santuario. Vabbè, andiamogli a dire che va bene. Completiamo almeno questa quest. Se no il video si dilunga veramente tanto. Zelda dovrebbe essere con lui. Presto, vai. Oh sì, dovrei darti un premio. Non è molto, ma ti prego di accettarlo e non dirlo agli altri. Come una rupia rossa vale 20 rupie. Cosa vanno proprio bene, che fortuna! Siamo proprio fortunati, ragazzi, secondo la cosa. Questo tizio non oso rivolgergli la parola. Perché hai ottenuto un leva fatica, un frutto misterioso che rigenera il tuo vigore. Va bene. Corriamo. Corriamo, prendiamo un altro frutto qui e ci facciamo questo. Questa scena filmata. Diamo un po', diamo un po'. Cosa ci dice? Mm.
L'eroe condotto dalla serva della dea congiunge il cielo e la terra e porta con sé la luce. Anziché a questo punto, siccome lo sta cantando, lo può leggere, lo potete leggere anche voi tranquillamente. Già finita. Buongiorno Link. Buondì. Il mio Solcanubi ti ha svegliato per bene, Link. Ma tu ti ricordavi dell'appuntamento? Sì, certo. Visto che bel vestito e che strumento, sono gli accessori da dea per la cerimonia di oggi, il battesimo del volo. Bellissimi, vero? Soprattutto questo strumento. Si dice che la dea delle leggende ne avesse uno uguale. Il suono che produce è meraviglioso. Mio padre dice che si chiama Lira. E anche il vestito è splendido. Questa stola l'ho confezionata con le mie mani. La userò per la cerimonia. Lira e vestito fanno di me la dea delle leggende per un giorno. Volevo che il primo a vedermi fossi proprio tu, Link. Allora, che ne pensi? Viene un po' è carnevale, però. Che gli vogliamo di? Ti dono, dai. Sono d'accordo, grazie, Link. Anche se non è da Link. Link avrebbe fatto un silenzio di tomba. Zelda, eccoti qui. È tutto pronto per la cerimonia? Ah, padre. Oh, Link, sei già qui? Incredibile. Di solito sei un tale dormiglione. Devo averti proprio tirato giù dal letto, vero? Mamma mia, che brutto sto tizio. Se oggi sarà il campione al battesimo del volo, potrai presenziare la cerimonia con la nostra Zelda, perciò impegnati al massimo. Ecco, a tal proposito... Padre, ascolta. Ultimamente Link non si è esercitato per nulla nel volo. Battuto la fiacca, Link. Di tanto in tanto, cavalcare il Solcanubi cavalca il Solpalanubi, ma solo per fare qualche giro in cielo. Non potrà mai essere il campione se non è in grado di cavalcare con la massima disinvoltura. Qui si deve allenare un po', abbiamo capito. Non ti scaldare così, Zelda, il battesimo del volo è proprio il modo giusto per provare il legame e l'intesa tra l'uomo e il Solcanubi. Non si diventa campioni tanto facilmente. Anche se è vero che Link non si è esercitato seriamente, dovresti capirlo tu stessa, che lo conosci da quando eravate piccoli. Ciò che lega Link e quel Solcanubi è un qualcosa di speciale. Il popolo di Oltrenuvola ha una grande particolarità. Come sai, ognuno ha un Solcanubi legato a sé con cui condivide l'esistenza. A tutti noi viene donato dalla dea questo uccello guardiano, il Solcanubi, simbolo della protezione divina. Qui davanti alla statua della dea, tutti da bambini abbiamo incontrato il nostro Solcanubi. Così è stato anche per te, ma... Nel tuo caso, Link, è successo qualcosa di diverso rispetto agli altri. Il Solcanubi che si è avvicinato a te è straordinariamente raro, la specie dei Carmini. Ti credeva estinta. Tu e quell'esemplare di Carminio siete legati da un fato misterioso. Zelda, ti ricordi il primissimo incontro tra Link e il suo Solcanubi quando eravate piccoli? Già dai primi istanti, senza alcuna pratica, eccoli lì a danzare nel cielo, come se i loro cuori battessero all'unisono. Ricordo nitidamente, fosti gelosissima del loro legame, a quel punto ti arrabbiasti terribilmente. E dov'è questo Solcanubi? Fatecelo vedere, fateci fare qualcosa di figo, vogliamo. Dove l'è? Credo che sia normale invidiare un tipo di legame così forte come quello che c'è tra Link e il suo Solcanubi. Chiunque abbia qualcosa di speciale e raro verrà sempre invidiato da qualcuno. Purtroppo è la natura delle cose. Ah, tabacchiata. Padre, non prendertela tanto alla leggera. Il battesimo del volo è strettamente legato alla prova della scuola d'armi, no? Ah, un'altra prova. Beh, se non si affronta nel miglior modo il battesimo del volo, la prova, ecco, non si può essere valutati obiettivamente. Quante chiacchiere. In queste condizioni Link potrebbe non diventare un cavaliere. Dai Zelda, su, ora però calmati. Come ti scaldi quando si tratta di Link, eh? Scaldata. Comunque Link, bando alle ciance, esercitati, ti farò fare qualche prova all'ultimo minuto. Vieni qui, forza allora. E dai.
Dunque, come al solito, salta da qui, lanciati e chiama a Telso il Canubi. Il battesimo del volo inizia a momenti, quindi fai tutto per bene. Te lo chiedo per favore, eh? Che cosa intendi? Che significa che non riesci ad avvertire il tuo Sol Canubi? Perché di essere serio, non penserai che creda davvero la storia del legame speciale. Su, poche storie, esercitati. Fammi il favore, va bene? Bene, buon volo. Link, forza, premi giù e chiama il Sol Canubi. Lo sto premendo a pressione. Beh? Dov'è il Sol Canubi? Il Sol Canubi non si fa vedere? Omicidio questo! Accidenti! Anzi, un linchicidio! No, minimo minimo per una volta nella vita è Zelda che salva Link. Anzi, il Sol Canubi. Ragazzi, siamo a 26 minuti praticamente di scene filmate e dialoghi. Voi due state bene? Sto a prendere un infarto al povero Sol Canubi. Perdona, amico fedele, io è stata colpa mia. Come ti senti? Non ti sei sforzato troppo, vero? Nessuno si preoccupa di Link. In vita per un pelo. Per fortuna state bene, ma che fine avrà fatto il Sol Canubi di Link? Non risponde al richiamo del padrone, è insolito. Link, continua a non percepire la presenza del tuo Sol Canubi. Tra poco inizia il battesimo del volo, sarà un bel problema. Link, quello che dicevi era vero, mi dispiace. Devo farlo riposare un po'? Tu intanto vai a cercare il tuo Sol Canubi. Vado, e soprattutto vado al punto di salvataggio. Sta succedendo? Una campana sta suonando. Vediamo un po'. Si è già fatto così tardi. Quest'anno il responsabile del battesimo del volo è il maestro Cornelio. Link, perché non provi a spiegargli cosa ti è successo? Proviamoci, proviamoci. Padre. Credo anche che anche se ne parlasse con il maestro Cornelio, lui vorrà consultarsi con te in quanto direttore. Oh beh, sì, figlia mia, ha sicuramente ragione. Bene, spiegherò io al maestro Cornelio quanto è successo. Link, digli di recarsi nella mia stanza. Ok, prima di dirgli di recarsi nella sua stanza, quello che andremo a fare, dopo che è passato così tanto tempo, non mi ricordo neanche come si ruota la visuale, andare da dove siamo venuti, cioè io ho salito una scala, forse da qui giù, sì, e ci letteralmente catafiondiamo al punto di salvataggio perché pensavo che questo video durasse leggermente di meno come primo episodio. Però sono stati veramente tanti dialoghi, tante scene filmate e quindi è andata così, diciamo. Andiamo a salvare il nostro dato e aspettiamo un attimo per vedere tutte le funzioni di questo gioco, a volare, a capire un po' che cosa si deve fare e lo faremo senza ombra di dubbio nel prossimo episodio. Quindi se vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, un commento, fatemi sapere che cosa ne pensate e sicuramente questo gioco non assomiglia molto a Breath of the Wild, anzi direi per niente, mi sembra più un Zelda dei vecchi tempi. Però lo andremo a vedere sicuramente nei prossimi episodi come si evolverà la situazione. Quindi io vi saluto e ci vediamo come sempre nel prossimo video. Ciao!